Bentrovati a tutti al nostro incontro per la trasmissione Pillole di Vangelo. Celebriamo domenica prossima la 12ª domenica del tempo ordinario. In questo anno A del ciclo liturgico leggeremo il Vangelo di Matteo al capitolo 10, dai versetti 26 al 33. In quel tempo Gesù disse: «Non abbiate dunque paura di loro, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato e di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre mio. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri». Una parola, quella di domenica prossima, sulla vicinanza provvidenziale del Signore Gesù, per cui non dobbiamo avere paura di annunciare il Vangelo, perché tutto quello di cui poi avremo bisogno ci sarà dato in più. La libertà vera sarà quella del cuore, non quella che ci daranno gli uomini, che magari saranno intenti a perseguitare coloro che sono profeti, cioè annunciano una verità più grande di quella politica, di quella degli interessi del momento. E non aver paura neanche del domani e dei bisogni economici e sociali dell'uomo. Quindi anche i capelli del nostro capo sono contati, non abbiate paura. Voi valete molto più di molti passeri. Questa è una parola che ci conforta e che ci fa capire il significato della provvidenza, cioè nel piano di Dio anche i momenti difficili, anche i momenti di povertà economica sono superati da un disegno più grande, che è il disegno del regno di Dio, cioè il disegno che è portato avanti dal Signore e che non finisce qui, ma che ci accompagna fino a Lui. Qualsiasi cosa noi facciamo davanti a Dio non ha il valore del tempo che vediamo noi, ma ha il valore dell'eternità. Quindi non guardiamo al successo economico, ma guardiamo al successo di comunione, al successo del nostro incontro col Signore.